c'era giusto il pari, però alla fine c'è stata quell'occasione clamorosa, veramente un po' di rammarico, proprio soprattutto per quello che è successo al 92esimo. Sì, abbiamo visto che Donnarumma è un grande portiere, ha fatto una grandissima parata, però abbiamo provato a creare durante la partita, era una partita molto difficile, lo sappiamo che il Milano sta bene in questo momento. Abbiamo provato, ci dispiace quello pareggio, però dobbiamo crederci fino alla fine. Calidu, crederci significa non mollare, insomma il Napoli non molla assolutamente. Non molla oggi, non mollerà mai, perché dobbiamo crederci, sappiamo che è una strada molto difficile, c'è giornata sì, giornata no, quindi dobbiamo crederci fino alla fine, essere sempre positivi e concentrarsi sulla prossima partita e avere 3 punti che sarà molto importante. Volontà abbiamo visto, voglia ce n'è, col Chievo si è vinta all'ultimo secondo, oggi si stava per vincere all'ultimo secondo, ti chiedo se c'è la brillantezza di un mese fa. Questo non lo so, lo dirà il mister, però proviamo, è difficile quando giochiamo contro le squadre che si chiudono e ancora di più in questo momento, però dobbiamo crederci, provare a creare molto, tirare in porta e soprattutto non perdere le partite, non prendere gol è una cosa buona, dopo sappiamo che ad ogni momento possiamo farlo e oggi ci dispiace che non l'abbiamo fatto e proveremo a farlo mercoledì perché sarà molto importante. Capito, cosa ha cambiato nel Napoli rispetto al Napoli per esempio delle 10 vittorie consecutive? Oggi in cosa è cambiato il Napoli rispetto a quella squadra? Cambiato non tanto, è cambiato forse un po' di stanchezza, ma niente di che. Penso che abbiamo il pallone uguale, proviamo a crearci le occasioni uguali, solo che penso che le squadre sono abbassate un po' di più. Se vedete le partite inizio stagione oggi, penso che il cambiamento è totale, quindi dobbiamo noi trovare le soluzioni, ci proviamo sul campo. Oggi non è funzionato, ma penso che abbiamo fatto una buona partita. Carina, grande prestazione di Sebastiano Luperto in Serie B, che è vostro, sei presidente all'Empoli. Lo vorresti come compagno l'anno prossimo? Lo richiameresti da Napoli? Lo voglio molto bene, quindi sì, un giocatore che ha un bel futuro e lo auguro tutto il meglio e spero che sarà con noi l'anno prossimo. Carito, la tua prossima partita sarà con la Juve, sarà quella la partita decisiva? No, la prossima partita mia sarà contro l'Udinese mercoledì, anche se sono in tribuna io penso solo a questa, voglio avere questi 3 punti perché lavoro con la squadra, poi vedremo la prossima contro la Juve.